Ma buonasera e bentornati. Dica. Pensavo un grazie alla Giulia che è andata su a acchiappare i Seid, non lo so. No, no, adesso li coglioniamo un po' perché sono in ritardo di ben 40 minuti, però niente. Facciamo pagare la penale. No, vabbè. Allora, buonasera ragazzi, benvenuti. Finalmente ce l'abbiamo fatta, eh. Oh, ciao Big. Ciao. Ciao, mamma ragazzi. Mia, che paranoia Big. Allora, ma come com'è? Ci sono anch'io, eh. Ma ciao, lascia perdere te. Grazie, non avremmo mai trovato qua sotto il posto. Grazie, sei stata gentilissima. Ma com'è che siete riusciti ad avere sto ritardo? Che casino c'era in strada? Allora Big, noi ti abbiamo telefonato, prima ti abbiamo detto che era un problema, sì, di code. Ma non pensavo però, così tanto. No, no, che adesso ti diciamo com'è andata veramente. È che stavamo arrivando puntuali. Poi abbiamo visto che c'era un centro benessere cinese. Ah, ah. E allora, siccome da noi fanno la lumachina, volevamo sapere se anche qua facevano la lumachina. Sì, sì, tranquillo. Fanno... Allora abbiamo fatto una lumachina, diviso il prezzo per tre, siamo andati in tre, quindi era più un nido di lumache. Ma cavolo, dovevate dirmelo che venivo anch'io, la lasciavo qua da solo. Ma la tipa me l'ha detto, dov'è l'amico Vig? Quello che fa l'adio, dov'è quello che fa l'adio? Questo ogni volta che viene un gruppo di soli maschi, sì, e devo assorbirmi queste cose. No, no, la fanno anche per femmine, hanno detto. Io pensavo che vi eravate fermati in autogrill e che il camogli non era ancora pronto. No, 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 magari fosse stato un camogli, invece era una lumachina. Allora, amici, voi siete i... Said. Oh, e quindi si dice Said, non Said. Said è molto marocchino. Assolutamente, il nome sì. marocchino. Allora, voi che genere fate, ragazzi? Noi facciamo super metal. Super metal? Sì, eh. Cioè? Un metallaro. No, noi siamo... Cioè, allora, il super metal, noi facciamo il super metal. Voi, se voi ascoltate il CD, quello che ne risulta da questo guazzabuglio infernale di canzoni, quello è super metal. È un nuovo supereroe della Marvel. No, non esattamente. Sarebbe stato un magari anche lì, come per le trattorie, ma in realtà è proprio il nostro genere che è super metal. No, non è della Marvel, è super... vabbè, mi son perso. Era bellissima anche così, come se l'avessi detta Big, come se l'avessi detta. Vabbè, lasciamo. È il tour della trattoria che ti ha sconvolto. Sì, cavolo. Come vi siete creati? Per meiosi. Ah, si sono divise delle cellule. Sì. C'è la sigla di Piero Angela? No, no, c'ho cioè quella di Fantozzi, oh, però. No, no, quella di Fantozzi porta proprio a dire delle gran cazzate. Ricordo che l'ultima volta che è passata la sigla di Fantozzi abbiamo parlato di lumachina. Vabbè, era 5 minuti fa. Torniamo sulla lumachina. Allora, la lumachina si fa coi palmi delle mani. Allora, come ci siamo creati? Noi arriviamo da una vecchia formazione ska punk con la quale abbiamo girato sia in Italia che in Europa, eccetera, e ci siamo sciolti, ci chiamavamo Babu Gang, e ci siamo riuniti nel 2002. Babu. Sì, allora voi ridete su questo nome, ma voi sapete nei motori di ricerca quando esce subito, perché c'è la B. No, ma c'è un motivo. Ma c'è un motivo perché vi trovano subito. Era il mio soprannome, Babu. Da me è scritto Ba trattino Bo. No, il mio è B-A-B-U. Ah, simple. Sì, sì, proprio derivante quando giocavo a rugby, hanno iniziato a chiamarmi Babu. Babu. Come mai Big hai smesso poi di giocare a rugby? Raccontaci qua a Radio Lodi. Dici. Allora, abbiamo stanza. No, allora ho smesso di giocare. Cos'era, la forma ogivale della palla, forse? No, non è quello. Lumachina. Ho rischiato di diventare cieco, è questo il problema. Per la lumachina? Sì, quindi. Allora, se volete telefonare e fare delle domande più specifiche a Big sulla sua vita e il suo rapporto col rugby, possiamo ricordare il numero? Sì, sì, è 0371 544 544. Ok, scoprite qual era la cifra in più. Chi di voi ha trovato gli altri? Ah, niente, ci siamo trovati tutti lì. Poi era un esperimento la The Cube. Bastava rimanere nella stanza in cui ti trovavi all'inizio e ne uscivi. Noi abbiamo voluto girare e siamo diventati Said nel 2002. Ok. Dopodiché da lì, puoi immaginare, in 12 anni di concerti, 12 anni di cose da sta sinistra, di cose... Ne avete viste di cotte e di crude. Sì. E quindi, niente. E adesso eccoci qua da voi, ragazzi. Nel 2002 è entrato il Gil al basso. Sì. Matteo faceva chitarra e voce. Matteo dopo è diventato batterista nel Said. E quindi insomma, come mai questa scelta da chitarra, voce a batteria? Perché se n'è andato il batterista.
sono andato al batterista della Babù e io sono sempre. Ma sai usare la batteria? Sì, sì, cioè me la cavo. Quindi non è il caso. No, è per sapere come la scelta da chitarra a batteria, da cosa è stata, come è venuta. Perché uno magari scopre la passione, si avvicina con una cosa magari più rapida da tenere in mano e da che è la lumachina, che è la chitarra, e quindi io mi sono avvicinato alla musica con la chitarra e poi ho approfondito il tutto suonando la batteria, che ormai suono da 13 anni, quindi vabbè, allora hai il fatto tuo praticamente. Sì, cioè in teoria sì. Teoria poi, non lo so. Adesso sta lavorando un po' di più sul 4 quarti perché non però insomma io lo vedo che si impegna il ragazzo, Quindi l'ultima lezione di batteria com'è andata? È andata bene? Sì, è andata bene, buona, dai. Poi dopo ho salutato, non mi sono mai più presentato. È andata talmente bene. Allora perché non ci fermiamo un attimo e sentiamo una delle canzoni dei Said? Ditemi voi il titolo, però. Pedalino a relè. Pedalino a relè, ma non si chiama così. Pedalino a relè, ma te l'abbiamo dato il CD lì? C'è scritto giralo dietro. No, che... Okay. Avevo capito pedacino, scusa. No, perché no, me l'ha scritto il tuo batterista qua, non ho riconosciuto lei. Allora, se volete riascoltare la prima strofa, mandate un SMS nel frattempo. Vai, aspetta che la rimandiamo. Grazie, va. Grazie, Vic. Ok, qua iniziamo a capire perché si tratta del super metal. Ma spiegateci perché ci sono degli attrezzi da edile? Sono degli attrezzi da edile perché tu cioè dietro la filosofia del super metal c'è la filosofia con la quale è stata costruita anche la sega elettrica, e la sega elettrica fa parte di un insieme di utensili editi a costruire qualche cosa di assolutamente necessario. Quindi niente lumachina. No, la lumachina. Visto, tutto ritorna. No, la lumachina. La lumachina con la sega elettrica viene un po' più difficile, però volendo può centrare. È un po' più sgrezza la Dipende situazione. Da come stai a livello di epididimo. Sì. Ma spiegaci un attimo il testo, dai. Il pedalino nel relè? Sì. Ma Matteo che. No, vabbè. Allora il pedalino relè fondamentalmente che cos'è? È una metafora che rappresenta la necessità che abbiamo al giorno d'oggi e che avremo, diciamo, di possedere una specie di lampada di Aladino per cambiare tutto quello che non funziona, partendo in primis da noi stessi, anche se il brano dice che cambiare noi stessi non è possibile tramite ammennicoli ma solamente con la forza della volontà. È un bel respiro. È teso. Cioè Giulia, allora già è un momento difficile, ok? Lo so. È un momento difficile. In più io ti sto invidiando un casino perché tu c'hai delle bellissime cuffie bianche in questo momento. Senza le mie fini. Sono senza banal fini. Black. Le mie sono banal black. Se vuoi tira sulla maglietta, giusto? A tu, Bing. No, io sto guardando la tua maglietta perché è fatta con il logo del della Aruba... Sega. Brava. No, lumachina. Fai schifo. Scurrile. Fa caldo qua dentro. Sì, comincia. Ragazzi, se volete che finisca in un certo modo, mandate una. In inglese loro dicono Sega. Sì, no, quando la accendevi la console c'era la voce e diceva Sega. Così, no? No, forse io ero un po' piccina, forse. Mamma mia. No, e quindi la necessità di avere questa lampada di Aladino per cambiare quello che non funziona, no? Quindi la canzone parla fondamentalmente di. Quando hai detto lampada di Aladino mi è spuntato fuori ingegno di Aladin. Te lo ricordi? Sì. Doppiato da chi? Dal grandissimo CD Proietti. Bravissimo. Davvero? Sì. Ma soprattutto spiegateci perché voi vi chiamate Said. Allora Said perché nel 2002 eravamo con la Babu Gang, il gruppo che dicevamo prima. Stavamo suonando, eravamo a Berna in Svizzera e prima di un concerto abbiamo incontrato un ragazzo magrebino che ci ha fermato in un angolo per che ci ha proposto sigarette di contrabbando. Sto scrivendo tutto, è quello che dici? Sì. Prego, prendi nota, prendi nota. Che voleva venderci di tutto, sigarette di contrabbando, e quella è la cosa più legale. Era un personaggio davvero strano, noi siamo rimasti colpiti dal tipo di personaggio, dalla pezza che ci ha tirato. E quindi quando siamo tornati
a casa, diciamo, che il gruppo Babu Gang poi si è sciolto, sì. Noi abbiamo pensato di chiamare la nuova band Said in onore del magrebino Vendi Tutto. Pensa se lo sapesse. Pensa se lo sapesse, magari non è neanche più al mondo. Ma chiede ma i molto diritti. Molto probabilmente. Sì. Sarà tornato. Lui e altri milioni di magrebini che si chiamano Felice, tradotto dal marocchino all'italiano, cioè Said. Ah sì? Ah sì. Questo non lo sapevo. Questa oscura cultura. La formazione sarebbe di 4 persone, non 3. Noi diciamo che siamo gli stessi 3 da più di 10 anni. Sì. Da 10 anni. Quindi, e poi in base un po' alle situazioni, cioè ognuno prende le sue strade, ognuno ha i suoi gusti, quindi comunque voi considerateci in 3. Diciamo okay. Così. Diciamo, consideriamoci in 3. Noi in questo momento siamo in 3 e faremo altre canzoni in 3, porteremo avanti il progetto di nuovo in 3 come abbiamo fatto dal 2005 al 2007. Chi è la mente del gruppo che scrive i testi e le musiche? Niente, io scrivo le melodie e poi insieme sviluppiamo la canzone con l'arrangiamento completo. Non c'è mai nessuno che sta sopra gli altri per dare un senso alla canzone, una linea, una via? No, è un processo democratico. L'unica cosa che hai detto. Non si è sentita. Un processo democratico che si trova poco ormai in Italia. Comunque sì, noi siamo. Sì, no, nel senso no, andiamo d'accordo. Alla fine se suoniamo insieme da 10 anni, quasi 12 anni, forse di più, quasi anche 15. Perché io e lui dal 1999, quindi però, sono 15 anni. Complimenti, sono come tra 3 anni siete accorgo. Maggiorenni. Sì. E allora dopo vedrai quanto è lumachino. Diciamo. Quindi spiegaci, come mai nel corso degli anni avete provato a fare tutti questi generi? Ma no, anche noi ci rompiamo i coglioni. Ah, giusto, quindi. Cioè, dopo un po', cioè, come fai a far 30 anni? Cioè, come fai a fare 30 anni roba. Di punk a meno che tu non percepisca uno stipendio nel farlo? In effetti. Cioè, non, e quindi, siccome noi non siamo mai stati spinti dal denaro, anzi, abbiamo sempre fatto un po' quello che ci stava. Che ci piaceva, insomma, una cosa molto standard non ci è mai piaciuta. Dal 2007 arrivare adesso, bene o male, abbiamo trovato il nostro stile, quindi siamo tranquilli che appunto lo stile è super metal, che è tutto e non è niente, insomma. Beh, penso che... È una paraculata. Chi ci ha registrato, quindi Enrico Calanca, è prodotto da Lele Barlera, che sono riusciti a far uscire Said comunque da un disco molto molto difficile. Vai Giulia? Ma poi perché ho visto nel vostro disco che nei titoli ci sono delle strisce rosse? Hai notato che sono censure, come anche sui nostri occhi nella copertina. Un album che cerca libertà dalla censura della stupidità del 2014 e della sua cerebrale. Popolazione. Un tentativo di risveglio cerebrale da una società che fa pena. Sì. Proprio per questo direi di ascoltare un'altra delle vostre canzoni che è... College, il video. Eccoci qua di nuovo in onda. Ma che bella canzone. Infatti qua avete cambiato ancora lo stile, se non sbaglio. Esattissimo. Siete passati più su quel tipo punk rock collegesco americano. Noi siamo grandi adoratori dei Weezer. Dei Weezer? Weezer. Ah, no, non, chi sono? Non lo so. Sì? Davvero? Già 2 volte che vado via stasera, eh? Beh, super metal, cazzo, voglio dire. Ma vi ho conosciuto l'altro giorno. Allora il disco lo chiamavo Viva la Lumachina. Se facevi così vi trovavo subito su iTunes. Scusa. Su TubeBabe. Allora, parlaci un attimo di questa canzone, va. Ah, niente, questo è quello che dicevamo prima. Praticamente una ribellione totale, lo zapping completamente senza significato. Ci stiamo riempendo di canali televisivi completamente inutili, come attualmente sono inutili i nostri cervelli, usata nella maniera in cui lo utilizziamo dalla mattina alla sera. La nuova stagione. Esatto, la nuova stagione. Quindi su. Quindi, in realtà è tutto un album che ha questa velata critica sociale, però comunque sì, in questa canzone in particolare. Infatti anche il video che vi stimoliamo ad andare a vedere perché è bellissimo. Ok, di l'indirizzo per andarlo a vedere su YouTube? Allora, youtube.com/riquadro. Perché? Beh, comunque è facile da ricordare. Sì, riquadro, cioè la cosa più quadrata dell'altra, cos'è? Un riquadro. È un attimo ricordarselo. Sì. Se sbagliate l'indirizzo vi arriva un bucac dal monitor. Così vi ricordate che la prossima volta lo dovete scrivere bene.
Ok. Sai che tu ci staresti bene sotto un bucchetto. Vogliamo ricordarlo l'esempio del bucchetto? Ignoranza. Era una pratica. Lo spiego dopo. No, glielo spieghiamo poi nel fuori onda, sì. Vai tranquillo. Ma fuori dalla fascia protetta. No, meglio proprio fuori dal marciapiede, così non sporchiamo. Fermiamoci un attimo a parlare però di come avete registrato il vostro album. Con dei microfoni, Vic. Quello sì, spero dei microfoni normali, non quelli di carne, perché poi è la fine. E te che sei cantante soprattutto, Beh, insomma, sei sempre lì a bocca aperta. Va bene. Niente, Bing ha questa capacità di trascinare anche Said in un turbine di sessualità e perversione, grazie Bing. Niente. E niente, no, abbiamo registrato da Lele Barlera nel suo studio, dopodiché è stato mixato al Decibel Studio da un grande esperto di bucacche che è Enrico Calanca, il nostro fonico che ci segue, pensate, dal 2005, si è curato di tutti gli album che abbiamo, di tutti i 9 album che abbiamo fatto. C'è la Giulia che sta pensando, ma io adesso potrei avere 2 lauree, essere una persona importante. Questo è il problema. Sono qui. Da quando è qua l'abbiamo deviato in maniera schifosa. Forza. Oltretutto un album che noi a soli 9,90 euro in internet vi diamo con dentro ben 14 brani. Visto 14. Quindi se spendete i soldi li spendete per qualcosa, insomma, non sì. Per una presa in giro come va adesso. È uscito ufficialmente il 13 luglio, se non mi ricordo male. Il mio regalo di compleanno. È il regalo di compleanno di Matte. È uscito il 13 luglio su 240 portali di distribuzione. Digitale, tra i quali sempre gli stessi, iTunes, sempre il Virgin Megastore, Amazon, sempre quelli, dai, su top. Amazon, su Amazon anche, quindi lì i 9,90 si abbassano a 5,40 7,90 non lo so, 90. Su Amazon di solito te le tirano dietro, sì. Le cose, amici, andatelo a scaricare immediatamente, non spendete dei soldi, sì, siete matti, no, ma vi diamo il permesso noi, con 10 che... euro, 9,90 sai cosa potete fare? Certo. Andare a prendere una pizza, ad esempio, o una lumachina anche. Beh, sì, a 10 se sei convincente, abbastanza triste come persona, a 10 probabilmente la lumachina la riesce a prendere. Se voi scrivete saidrock.it vi si apre questa pagina dove ci sono i link a tutti i social, a tutta la rete che ci coinvolge nel web, e quindi anche YouTube, dove potrete vedere questo, vedere anche i vecchi video, tipo ad esempio Ping, che ci ha rappresentato all'Heineken Jamming Festival 2010 e che è stato in rotazione su Rock TV. Però, amici, allora ci fermiamo un attimo, facciamo un piccolo stacco pubblicitario e poi torneremo con i Said in diretta, ma li sentiremo anche dal vivo. Quindi a voi, amici che ci state ascoltando, Marco e Laura dei Said. Marco vuole già il suo.
deliziosa, descritta quasi in bronza. Marco le chiede se si è mai sentita sola. Laura la sposa, bagnata nella chiesa, riposerà. Grazie, grazie popolo di Lodi. Grazie. Oh, è finita così in una maniera secca. Secca. A differenza della lumachina. No, è finita tipo come secca come una catapulta. Come una catapulta. Invece è finita con la sposa bagnata nella chiesa. Con la sposa sbagnata. Ma è dedicata a qualcuno che voi conoscete o a una ragazza che sa spruzzare bene? Ecco, a parte le ragazze che lavorano in giardino, più che altro è il fatto che questa canzone parla di come ci possono essere classi sociali completamente differenti, ma che il problema di non rimanere soli e di aver paura di esserlo accomuni comunque tutti quanti. Praticamente hai appena raccontato la vera trama del Titanic. Dai, allora il prossimo brano invece fa parte del tratto dall'album The Real Supermetal Album of the Year. Ok. Di Said, si intitola Giuseppe 1. E Giuseppe 1 fa parte di tre capitoli: Giuseppe 1, Giuseppe 2 e Giuseppe 3. Dai. Dai, non vai, spieghiamo dai. Il brano? Sì, spiega. No, troppa para. Basta. Non si può mica lavorare così. Ma lo sta bene. Suoniamo o lo ascoltiamo? No, allora suonate il primo capitolo, poi sentiremo il secondo. Grande. Bello. Poi ce li spiegate.
sta cambiando. Giusa se sta saltando. Popolo di Lodi. Yo yo bella fratello. Yo yo. No, drop the arena, the big fuzz in the house. Massa massa lui. Aspetta che ti faccio l'intro da sitcom. Ciao ragazzi, sono tornato. Nella puntata precedente. Esatto. Com'è Giuseppe? Allora, Giuseppe è un brano diviso in tre capitoli, perché noi, Said, siccome si parla sempre della perdita della verginità da parte della donna come sì, momento fondamentale, importantissimo, eccetera, abbiamo detto, ma l'uomo in tutto questo dove lo vogliamo mettere? Vero. A parte che da dietro. Allora, noi, Said, abbiamo voluto concentrarsi sull'importanza della perdita della verginità dell'uomo, anche, che ha un suo perché in realtà, nonostante l'uomo faccia sempre... C'è chi piace, specialmente giù a Roma. No, ridono. Specialmente nel vabbè, governo. Buongiorno anche piace. Voi, ragazzi. Yeah, yeah. Ma come mai diviso in tre capitoli? Perché nel primo ci pensa. Tempo. Brava, Giulia, ha detto una cosa giusta. Cioè, la prima gli viene in mente che non ci sta più dentro se non svuota. La seconda mette in atto il piano, sì, quindi lui da bravissimo nerd, tutto Dungeons and Dragons, eccetera, tipo c'ha tutta la sua visione del conquistare la donzella, eccetera, raccontato in un brano con le sonorità un po' più medievali. Molto stile Shrek e Fiona, una roba sì, del... volendo sì, Fiona me la sono immaginata vagamente diversa, ma Shrek ci può stare. Allora perché non sentiamo il secondo capitolo di Giuseppe? Giuseppe. La parte con la sole, quando lui si sente pronto, è la vocazione. No, finalmente è quando ci crede, che forse è meglio che cominci a crederci, perché quello è l'importante, perché voi dovete sapere che anche scientificamente l'altro sesso percepisce in voi quando voi ci state credendo, a differenza di quando non ci credete. Per quello che tante volte si cerca e non si trova nessuno. Ne parlavamo giusto prima che arrivasse. Fate discussioni interessanti. Sì, dai, allora spiegagliela, vai. Volete dire ai nostri amici, facciamo un po' di pubblicità a voi, dove possono trovare, ripetiamo, i vostri pezzi sui social network, YouTube e così via? Allora, ripetiamo, se voi scrivete Said Rock, proprio Said così come si pronuncia, rock col CK, .it, vi manda su una pagina in cui vi sono i collegamenti diretti a tutti i nostri elementi web che ci sostengono, quindi c'è il nostro YouTube, c'è il Reverb Nation che consigliamo a tutti e a tutti i musicisti, poi c'è il Facebook, c'è il Twitter, e poi anche chi c'è? Club. Anche il Minetti ha detto che faceva la macchina lui, e poi chi c'è? Anche il Ginnazzi? Il Ginnazzi quando arriva, questa storia che lascia sempre che si il portafoglio. No, arriverà poi lunedì, martedì, adesso vediamo. Okay. Basta, perché quello si fa sempre portare nel baule. Certo, vi mando su, faccio di meglio, mando su il promo. Ecco, se interessa, questo è praticamente il tutto. Domande? Ma intanto ti volevo ringraziare perché comunque utilizzando questa che è la colonna sonora, se non vado errato, di Requiem for a Dream, giusto? Fra i film più angoscianti del mondo, vi consiglio di vederlo. Dopo Salò e le 120 giornate di Sodoma. Anche o qualcos'altro di Pasolini. Requiem for a Dream c'era Jared Leto. Jared Leto. Allora lo guardo. Allora guardo. No, che alto tanto così. Sì, ma...
Sì, ma c'ha un cazzo, ragazzi. Ah, noi eravamo con lui online. Come che fai, siamo andati a, scusa. Perché siamo andati a pisciare insieme e lui mi ha detto "Give me a hand". Con un'erezione può perdere i sensi. Ha questa colonna sonora incredibile che viene usata probabilmente per il 74% dei film sui fantasmi che ci girano su YouTube. Come anche quella di Mission Impossible, allora. Vabbè. Rifatto anche poi dai Limp Bizkit, che è troppo bella quella che hanno fatto. Sì, loro cantano così praticamente. Quando inizia, com'era Starfish Chocolate and e dice oh, questo uomo quanti soldi che prende per fargli due versi. Fred Dust. Sì, è vero. Sai allora, che c'hai un po' di Fred Dust un po'. Il capello dici? Sì. Forse, no, è anche un bel uomo Fred Dust. Io prendo il complimento Stava anche con una donna bellissima. Te lo sta battendo, vai tranquillo. No, che qua da voi cosa vuol dire? Te parli lo sta con una che ascoltava i Limp Bizkit a manetta. Vuole, sono andato a vederli. Vuole assaggiare la tua sberla tutto lì. La mia sberla? Vallo a dire. Ma come si chiama quello di Terence? Quell'altro, quello Bud Spencer. Spencer. Tutti nella vita dovrebbero assaggiare la sberla di Bud Spencer. Preso. Che è un rullante degli anni 80. Esatto, l'unico pugno che fa il suono di un rullante degli anni 80. È vero! Che tu sei. Nelle tastiere quando ero bambina. Sì. E dopo di questa allora direi di sentire l'ultimo pezzo dei nostri amici Said e poi andremo in chiusura. E abbiamo sentito l'ultimo pezzo dei Said. Ci volete salutare qualcuno? Ormai siamo in chiusura. Beh, io a questo punto la mia compagna a casa dicendo Katia non ti preoccupare, va tutto bene. Sono qua col Big Faso. Ehi là! Salutiamo Calanca, saluto la mia donna Laura, poi gli amici di Concordia, gli amici del bar. No, Lele Barlera. Lele Barlera che ha avuto le palle di produrre il nostro disco e lui è un produttore pop che Giulia, lavora. Giulia che è di Rock Pigeon. Dell'Eroe Pnol Witch. Giulia dell'Eroe Pnol Witch di Rock Pigeon. Ci raccomandò a te o Big Faso vivamente mi fa fai venire questi ragazzi perché sono veramente dei grandi, sono bravissimi. Va bene. Ecco, grazie Giulia allora per aver detto delle cazzate così al Faso. E qualcun altro? No, a posto così no, allora la Corea amici. Del Nord, ecco, tutta la Corea del Nord. No, lei era del sud, era del sud. Ecco, ricordiamo che tra 4 anni per l'Europa il mi piace sostituirà l'euro. Giusto? Quindi cominciate pure a raccoglierli. Visto come l'andazzo, il mi piace sostituirà l'euro. Bene, a questo punto vi saluto, amici di Said. Ciao, ragazzi. Said. Ho detto Said. Che Said. Vuol dire? Felice. Brava, Giulia. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie. Grazie a voi. Salutiamo Gargiulo, che è quello cui piace il. Il non posso dirlo perché adesso mando la sigla di chiusura. Ciao! Ciao, grazie! Uè, gente, a venerdì prossimo!